Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run di Leggende Pokémon Arceus. Siamo alle porte del villaggio Giubilo, diretti alla Landa Ossidiana con un bel Snizzler che ci permetterà di esplorare al meglio. Dobbiamo fare un paio di quest, catturare un combi per il miele, trovare la sorella di Cruccio e soprattutto prendere Cascoon, evolvere Wurmple, per comprendere se questo possa sbloccare o meno la questazza. Ora, per il Cascoon, siccome la quest in teoria è qui, mi aspetto che la quest 10 sia in questo luogo, nel villaggio Giubilo, direi che conviene subito partire, prendere Wurmple, prendere i Wurmple che ho, che dovrebbero essere diversi, due. E vedere chi si evolve in cosa. Perché, secondo me, avendo notato che molte quest si sbloccano con la cattura del Pokémon specifico XYZ, beh, allora potrebbe essere effettivamente anche il caso di Cascoon della 10. Veramente sprecata la M. Prendiamo tutte le S, secondo me bastano e avanzano. Non ricordo a che livello si evolva Wurmple, ma che penso veramente basso. E guarda, ne basta una. Ok, va bene. Controlliamo un attimo che cosa diventa Franco. Se diventa Cascoon ci siamo. Ovviamente. Ti prego. Non ricordo cos'è che fa evolvere Wurmple in un senso o nell'altro. Le stats? Yes, this one. Ok ragazzi, magari è la Landa Ossidiana, dai. Magari è la Landa Ossidiana. Magari alla Landa Ossidiana. Come Pokémon su cui fare il rapporto 19? Forse ho fatto molte Evo? Sì, voglio lasciare qualche Pokémon qui con te, queste due merde. Ah, oh, non è lui? La numero 10? Ti prego dimmi che sì. Questi! Ti si è spawnata con qualche momento di ritardo. È fattibile! Possiamo evolvere i ragazzoni. Possiamo evolvere Basculin e Quillfish se ce l'abbiamo fatta. Sì, Suguru, arrivo da te. Suguru mio. All'episodio 50, tipo, sono riuscito a trovare la quest numero 10. Probabilmente avrete imbrattato YouTube di commenti. Vabbè. Il professore sostiene che il mio Beautino sia un Cascoon, ma si vede chiaramente che è un Silcoon. Beh, effettivamente è un Cascoon ora che ci penso. Tu stai aiutando il professore a compilare il Pokédex, giusto? Ho un favore da chiederti.
Cattura un Silcoon in modo che possa verificare senza ombra di dubbio che specie è il mio biotino. Cioè, io ci potevo arrivare, ma la verità è che non mi ricordo la differenza tra Cascoon e Silcoon finché non li vedo. In realtà sì, Silcoon c'ha tipo le ciglia lunghe. Però non ricordavo neanche più che cosa pensasse lui. Porca di quella troia. Sono due gocce d'acqua. No, gli occhi sono diversi. In effetti, adesso che me lo fai notare, chi l'avrebbe detto che due Pokémon così simili potessero essere di specie diverse? I Pokémon sono creature davvero curiose. Scoon. Scusa, Biutino. Ne so così poco su di te. Ti ho dato un soprannome che non ti si addice per nulla. Sei sicuro di volermi ancora come compagno di avventure? Scoon. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Biutino, sei il compagno di avventure perfetto per me. Saremo inseparabili. Ce l'abbiamo fatta, Regez. Ce l'abbiamo fatta. È facto. È facto. È facto. Ok. Questo mi fa sentire più leggero. Still non capirò mai come evolvere Basculin di merda. Intanto, Ossidianopoli. No, 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 no. Oddio, sì. Ma no. Andiamo prima agli Obsidian Fields. Ce l'ho fatta. Dopo 50 ore di gioco, credo. Ve lo faccio vedere subito quante sono. 46 ore di gioco e 51. Ho anche una salvatina. Sono le 2.53 di notte, sì. È così. Allora. Facciamo un rapporto. Ma... Ah, ok. C'erano tutte le evo pazze che avevo fatto, mi sa. Non male. Altri 7k e facciamo... Oddio, sono tanti, eh. Abbiamo fatto 22.000 punti fino ad ora e ne vuole 7 e 9, quindi 8. Quasi la metà di quelli fatti in tutto il gioco. Bomba! Peccato che non ci sia un item per far passare del tempo. Forse avrei aggiunto questo. Magari si sblocca post-game. Avrei aggiunto questo perché è scomodo dover... cambiare momento della giornata dovendo tornare alla base, perché è timed, quindi ogni volta ti ritrovi a dover tornare indietro, rifarlo, tornare indietro, rifarlo. Antica poesia 14. Salgo su un Weirdir e nella landa galoppo in compagnia di amici, umani e Pokémon, come una banda di fanciulli felici. Mi fermo in un luogo dove il vento spira e mi ricorda quei giorni lontani, memorie d'un passato che ora sento senza domani. È un luogo a cui sono legati vaghi ricordi delle perdute ore, dove il tempo e lo spazio intrecciati mi avvolgono il cuore. Mi ha dato davvero delle AZ vibes questa poesia. Salgo su un Weirdir e nella landa galoppo in compagnia di amici, umani e Pokémon, come una banda di fanciulli felici. Mi fermo in un luogo dove il vento spira e mi ricorda quei giorni lontani che non ci sono più, memorie di un passato che ora sento senza domani. Cioè, i Pokémon e gli uomini che un tempo erano insieme, probabilmente nella civiltà Memordeis, adesso non lo sono più. Sono separati di nuovo. È un luogo a cui sono legati vaghi ricordi delle perdute ore, dove il tempo e lo spazio intrecciati mi avvolgono il cuore, perché di Alga e Palkia erano insieme e ora sono effigi separate. Credo sia davvero un essere speciale questo poeta. 1, 3, 5, 8, 9, 14, 16, 18. Si viaggia con queste poesie, ragazzi. Ne stiamo trovando diverse. Mo.
Continuiamo con l'esplorazio. Io non sono stato capace di trovare mezza fiammella. Ecco, la prima che vedo è quella. Andiamola subito a prendere. Non so quanto mi manchi, ma mi pare tantissimo. Droppai subito. Droppai davvero subito quando mi resi conto che era infattibile senza Snizzler. Lo scalatore. Droppai davvero alla svelta. E infatti 14. Beh, scusate, mi tolgo sto sfizio di roleplay. Ecco, vedete. Si può fare graficamente di più per rendere questo un wallpaper. Tutto qui. Aiutami, ti prego. Oh no. Dei pericolosissimi Paras livello 10. Ma sono al 50, minchia. I Paras di Barry. Ok. No, al sottovaluto. Non serve a niente fare la tecnica veloce né la tecnica potente. Vanno uccisi, 1-1. Oh no, come farò? Oh, la proteggo io! Signor Cleavor! Go! Wow. Non fare energy palla, please, che fai malissimo. Oh no, es. L'assonno. Come farò? Non farò effettivamente. Ok, ho fatto. Bravo, Cleave. Grazie infinite. Non saprei come farei senza di te, o mio mentore. Ero venuta a pattugliare questa zona perché gente del villaggio viene qui in cerca di funghi. Mi è venuta voglia di raccoglierle anche a me, ma le cose si sono messe male. Uffi, mio fratello si sarà preoccupato di nuovo. Comunque ho visto che ci sai fare anche con le lotte. Probabilmente sei più portato di me per la squadra di vigilanza. Nasce una storia di amore proprio, eh? Tra me e Franca. Bene. Già. Il Gyarados volante. Però abbiamo un altro premio tra poco della tipa. Dieci fiammelle. Il giro attualmente è sommario, eh. Lo voglio specificare, non sto andando nel super detail. Vedete, anche il fatto che esista una mount per scalare, ma che poi la risoluzione della mappa peggiori scalando, non trovo che sia una cosa proprio brillante, ecco. Dove cazzo sono? Più
Pyong Pyong. Oh mio Dio. Quella potrebbe essere una poesia. Ah, 62. Fantastico. È la Queen con i suoi Machok. Va bene. Pyong Pyong. Boia. Si è tolta niente. Allora, barriera assalto. Rapida. Vediamo quanto fa. Tanto, secondo me. Speravo di più. Pyong Pyong. E allora possiamo andare di sdoppiatore serenamente. E va bene così. Cova uova. Come a vederlo. Ma se tirassi la palla jet? Non so che catch rate abbia di base, però costa tanto. Bella. Preso Blissey, quindi manca solo Eppini. Perché sappiamo dove trovare poi... Chansey. Magari in realtà si trova qui. Qui ci sta una poesia però, ragazzi. No, allora non so casuali. No, allora non so casuali, ragazzi. Tempo, flusso incessante, passato e presente, e poi anche futuro, spazio, dove tutto si estende, ciò che è esistente, anche l'animo mio. Questa è praticamente roba di Memoride. E quindi abbiamo trovato un'altra poesia ancora. A questo punto si trovano davvero in tutta Isui punto, però ci sono vari spawn point, quelli delle poesie sono unici, dopo non ci troverai più niente. Allora, cominciamo a fare una cosa. Mi comincerò a segnare con le bacche, va bene? Con le bacche. Tutti i punti in cui ho trovato le poesie. Più che altro per essere sicuro poi di ritrovarle in Veteran, va bene? Quindi, magari nella prossima puntata, o comunque nelle prossime puntate, mi faccio una ricerca di tutti i luoghi nei quali ho trovato le poesie. Tanto è tutto registrato. E cartografo tutto, così che io sappia esattamente la location di ognuna di loro. Ottimo backtracking. Potremmo provare la mossa Kansas City. Ho solo una palla orba, ma mi basterà. Ormai l'ho masterata. Gigaton Modo. Solo perché non stai mangiando. No, non rompere i coglioni. Mamma mia. Mangia questa polpetta maledetta. Sì. Mangia. Non rompere il cazzo tu. Mi sta facendo... lo sapevo io. Sto mashup di merda. Non voglio combattere Eppini. Che ha lanciafiamme, peraltro. Crepa. Bene. Ricominciamo. Eppini? 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 Ti sento ma no...
Cosa ti piace? Ok. Fatto anche Happiny. Oh, è presa anche questa. La fiammellanza. Quanto stiamo? Meno 8. Non male. Dai. Yes! Ce ne sono molte più di due. I cieli di Isui sono solcati da due divinità. Quella dei campi e della primavera. Complicati volteggi tracciano nell'aria ed ampi. La vita al loro passaggio germoglia, come scintilla che impaglia di vampi. Ho chiesto dove risiedere soglia alla divinità primaverile, ma par che darmi risposta non voglia. Sicuro è che il freddo le è ostile. I cieli di Isui sono solcati da due divinità, quella dei campi e della primavera. Ma chi sono? Divinità dei campi e della primavera. Non conosco nessuno di questi due Pokémon. Forse Pokémon dei campi? Viene in mente Landorus. E Pokémon della primavera? Niente. Forse Shaymin. Però tracciano nell'aereo. Sono volanti, appunto. La vita al loro passaggio germoglia. Quindi loro volano e generano vita. Ho chiesto alla divinità primaverile dove sta, ma non vuole rispondermi. Sicuro è che il freddo le è ostile, quindi non è, in teoria, né al Monte Corona né da altre parti. Forse è roba post-game? Ci sono Pokémon nuovi, ragazzi, in questo gioco. Facciamo anche questo, già che ci siamo. Vai, vai, vai. Fatti prendere a gigatonnata nel muso. Nel piede. E no, non è andata perché non stava mangiando bene. Si può fare di molto meglio. E ne tiriamo un'altra dopo. E ora lo gigatonniamo per bene nel muso. Girati, girati, ce n'è un'altra. Bravissimo. Proviamo il prossimo cibo nel caso. Ok. Preso Infernape, ragazzi. Senza problemi, ci manca solo Torterra, che era nella... Ti riesco a prendere a te? Quello era uno Starly Alpha. Gajigiga Yogi. La divinità della primavera. La divinità della primavera e la divinità dei campi generano vita appena passano. È scappato, vero? E gli ho shardato addosso 10 Ultra Ball. Devo guardarmi in alto, quindi, in teoria. Però davvero sembra roba post-game. Sembra un Legendary Duo. Descritto così. Devo trovare però dei combi. Dove li trovo? Io sono qui per dei combi, giusto? In tutto questo, cioè... Ho trovato 47 poesie, ma sono qui per dei combi. In che momento del giorno si trovano? Capiamoci.
In che momento del giorno si trovano? Requisiti di incontro, giorno, qualsiasi tempo e qualsiasi momento della giornata. E quindi in teoria dovrei vederli. In teoria è l'ultima cosa che ci manca. Poi in teoria prendiamo la Kazam e Snorlax, che sono altri due Pokémon che ci mancano, e terminiamo. E mi sa che ci conviene prima andare a prendere la Kazam e Snorlax. Tra l'altro è notte, quindi il fiammellame sta per librarsi sacro. 7 fiammelle. Vedo anche la sesta in lontananza. Voglio infatti proprio ricominciare da lì. Mi ero ripromesso di fare questa cosa, ma poi non l'ho fatta. In teoria nella rosa rugosa, più o meno qui. Ma 0 su 20? Oh no! Troppi timbri. Dicevo, tanto rivedremo più o meno in mappa dov'ero e ce li segniamo. Porro officinale. Bene. Let's go. Prendiamo. Ursa, niente. Lo Snorlax lo detoniamo. Vi ricordate di quando ci dava fastidio? Eh? Si piglia un Ultra Ball nel muso. Bastardo. Come si riesco a prenderlo da qua? Per poco. Però secondo me, se gli do una bacchetta qua, riesco a prenderlo da dietro. Così. Esatto. E gli sparo una gigatonica nel. Anzi, non serve neanche. La megatonica basta qua, secondo me. Gli è piaciuta la bacca? Girati che sei un mangione, mangi la monnezza tu. Entra dentro. Non fare storie. Bella. Ah, ti piace tanto? E allora tu sei Gigatond. Yes. Mamma mia, ragazzi, siamo venuti a dominare. L'abbiamo conquistata, cazzo. E qui ci sta la poesia, dai, oh. Ai piedi del lago ci sta la poesia. Se più non c'è una poesia mi incazzo. No, 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 no. Questa è bullshit. Ah, perché è nel lago la poesia. Perché la poesia è nel lago. Sono 4 laghi. C'è una poesia per lago. Ah no, qui c'è la poesia. Qui c'è la poesia. I call bullshit. Ok, c'è una fiammella. Questo mi rende felice. Non so se Chiara avrà fatto dei tagli per rendere più leggero questo episodio oppure no. Ciao. Io me lo sono goduto anche nella sua integralità, però magari per snellire un attimo. E probabilmente mi è venuto in mente così, una delle quest che manca, tipo le 50 e passa, potrebbe essere Cenzi perché abbiamo la infermiera. Quindi prendendo Cenzi sblocchiamo la 56. Eccola, la divinità pazza. Non è lei, ovviamente. Sembrava parlasse proprio di leggendari. No, 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 però non dovete rompere i coglioni. Che livello sei tu? Facciamo così.
ne dici, fra? Che ne dici? Ti può piacere? Ecco qua. Bravo. Non era meglio se ti facevi i cazzi tuoi? Mamma mia, ragazzi, che bravo. Razzia, razzia. Non abbiamo lasciato niente. È un bellissimo episodio questo, ragazzi. È un bellissimo episodio non solo per il gioco, ma da videogiocatore è un bellissimo episodio. E l'esperienza accumulata in queste ore, in questi giorni per me, questo è il mio quarto giorno di gioco, quinto se contiamo il fatto che ho cominciato il 18. Io ho cominciato il 18 di gennaio alle 11. Ora è il 23, quindi tra 10 ore, sono le 3:40 di notte in questo momento, tra circa, sì, 7-8 ore faccio 5 giorni. Andatevi a vedere la prima live qui alla Landa Ossidiana e confrontatela con questa. Andiamo a vedere se troviamo con B. E chiudiamo un episodio fottutamente incredibile. La divinità dei campi. Quello è Landorus, la divinità dei campi. Però, cazzo c'entra Landorus con Isui? Il Licker diceva che ci sarebbero stati dei nuovi geni. Forse sono loro, però i geni sono tre. Queste sono due. Niente ragazzi, ce ne torniamo indietro per il momento. Purtroppo la quest dei combi rimarrà ancora qua a marcire, perché ho anche tolto tutte le bacche dagli alberi, ma non ne vogliono sapere di respawnare. E purtroppo ha il sapore di una quest un po' grindina, dove devi girare, 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 fino a che i combi non appaiono. Rivivo i flashback di Cherrim. Però mi preoccupa anche relativamente. Magari qualcosa che possiamo fare più in là. Senza stare a scervellarci troppo. Anche solo teleport, isola rugosa, teleport, isola rosa rugosa, un po' come ho fatto con la luna. Però non lo farei in questo episodio, sinceramente. La quest non scappa e io neanche. Ritorniamo quindi qui. Facciamo rapporto. O magari lo facciamo come inizio del prossimo episodio, giusto per non andarcene, senza aver finito questa quest. Potrebbe essere un'idea. Oh, un bel aggiornamento, tanti Pokémon nuovi. 210 punti, servirà tempo per il livello 9, servirà tempo, amici. Bene, signori, grazie mille per essere stati con me. Episodio splendido, splendido, di completismo vero. Noi ci vediamo al prossimo video, nel quale potremo provare ad aprire con l'in-out nell'isola rosa rugosa, con il base camp, per riuscire a trovare i combi. Poi in teoria ce ne andiamo senza fare per ora anche il backtracking dell'acquitrino vermiglio. Ci facciamo invece un giretto nelle altre mappe che richiedono un completamento di quest, e vediamo se siamo ispirati o meno dal fare qualcosa. Qui me la sentivo bene. Per il resto invece vediamo che aria tira. Non voglio farmi programmi, d'accordo? Presto si avvicina il momento dell'esplorazione dell'ultima mappa, ma ci voglio arrivare con quasi tutte quante le strade percorse chiuse. Grazie mille per essere stati con me. Mancano anche poche fiammelle per finire qui la roba di Spiritomb. Ci vediamo al prossimo video. Live your own legend.